Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Dice qualcosa. Ma no, dai. Allora buttati in mare, tanto lì. Rotola la faccia nella sabbia ora che è tutta bagnata. È vero. Ma non è accorto. Non se ne è accorto nessuno. Dava bene, no? Perfetto. Sono un po' bagnato. Ma di chi è questa Ipos? Oppala, dai, non me lo dire così. Penso suo. Ma la mia pensavo fosse nera, non pensavo fosse così. No, sei tutti gli highlights. No, ma prima di quello c'è un'altra cosa. Sei stanco di Ma non è che non questo? abbia mai visto. Vorresti un po' No, se ti piace, adorerai. Allora, questa la so anche io, perché non è che non andiamo tutti quanti vanno su Pornhub, cioè non diciamo cazzate. Però quella roba del perché guardare solo il porno quando quando puoi puoi anche farlo? farlo. Esatto, Sì. No, ma questa è assurda, questa quella è. cosa che ho detto. Perché masturba? No, sei stanco Sei di masturbarti? Vorresti un disturbato. colpino? Ogni volta me lo registrare lo schermo perché fa troppo ridere, Sì, solo che sì, sì. mi dimentico ogni volta. Se vabbè non conosce da intro lei, raga, ma come ci poteva arrivare? La batteria dell'intro di Pornhub, scusatemi, cioè. Vabbè, ma. Però in realtà è abbastanza famosa, Il eh. mondo è una segreteria sociale. Ma. Sì. Sì, è vero. Cioè, Sì, il mondo purtroppo è. sì, però. Purtroppo però è. Sì. Cioè, che ci piaccia Oh, o no. Chiara non ne sbaglia una. Chiara MVP. Sputa solo fatti. Chiara, tu cos'è che vorresti sputare Purtroppo oltre sì. ai fatti? No, non mi dissocio. No, ma cosa No, sei una merda. Sei uno Ma schifoso. no! Sei uno Vero? schifoso. Ma vero. vabbè, ma siete voi che siete. Dai, niente Ma caffè siete voi che siete con maliziosi. Greenbaud. Ma che cazzo dici? Con chi vai a prendere il caffè tra me e Non Alessandro? c'è. Non è che se tu parli, però sai suonare in un po' Che palle sta chitarra? Non sembra rovinare le Scusa. live. Vai, prego. Come se non ci fossi. Scherzo, eh? Ultimo scelto. Voglio. Aspetta, Posso aspetta, passare o ti devo moderatori. sedere immediatamente? Moderatori. Vai. Devo spostare. Vado. Moderatori. Mi fai sedere? Moderatori. Ma come stai si sedendo qua? fallo? Moderatori, un piccolo sondaggio. Jody canta. È quello che mi hai chiesto. Jody non cantare. Voglio Prova vedere di in quanta percentuale dice non cantare. Furbo. Voglio vedere quanto mi blastate. Vediamo qual è il vostro potere. Perché? Posso sentire cos'è? Allora? No, prego, prego. Oh, bella casa tua, un po' caldino, però mi Ah, sta bene. portato, divertite, Sì, eh? Ci tu ti stai sono qua a 1.000 km divertendo? di distanza. Sì, in realtà sì, molto. Sono Come qua. stai? Come stai, Jody? Come stai? Molto bene, ciao Nico, molto bene. Ciao Martina, Ciao, ciao Adri. con la calza senza. Fai tipo, ciao, Con col le piede, calze. ciao, col piede. Con la No, lo calza. arricci un po', lo arricci un po'. Esatto. Così Peppe Fetti Ciao. si sente. Madonna. Lo devi dire anche Lui te lo faresti? Come Che gioca lui te lo farei. Chi è? E chi è? chi è? L'ha detto! L'ha detto! L'ha detto! L'ha detto, non risponde. Non raga, non risponde. rispondo. L'ha Bene. detto! Lui te lo faresti? Pensate! No, ma Come lo così, penso? vedi Uno di che qua! sorride e con i capelli, Va no, i bene, uno capelli di tutti qua, uno di laccati qua. così. Vai, vai, così, guarda. Tieni l'altro pezzo, Simo. No, ma proprio laccati che sono proprio duri, così tipo. Ma tipo che almeno mi immagino. No, ma tutti laccati così duri così. E così che sorridi proprio tutti i denti. Tutti i giorni alle Cosa 3. deve fare? Adesso Sta abbiamo il qui. programma. Prima del programma deve pubblicare la foto. E lei tutti i giorni questa roba qua, tutti i giorni per un anno. E la gente può chiedere, può fare, ma nessuno. Cioè, lei non Cioè, potrà mai dare una non spiegazione. mettere un post alle 2.55 ogni Su giorno Instagram. della giornata di lei così? E ogni giorno c'è anche cambio outfit. Magari un giorno c'è il brufolino, capito? Cambia anche, si evolve nel tempo. Ma non può dare spiegazioni di nessun tipo. E quindi uscirà anche il notiziario che c'è questa cosa assurda di fare. Hai detto che ogni giorno si capellizza, ma non può dare nessun tipo di spiegazione. Scusami, ma cazzo che contratto sarebbe, figa? 12 Così. mesi ogni Sì. giorno? 100.000 euro al mese. Dimmi un nome. Non mi sta sul cazzo. Sai cosa penso? Pensi che i TikToker siano dei falliti? Ma
ma cosa vuol dire falliti? Che siano tutti dei coglioni. No, si fanno saltare, esplode. Sì. Sì, una roba tra bros, sì, sì, non avrei mai potuto azzeccarla, mai. No, vabbè, ma ci sta. No, Paola, volevo farti una domanda in realtà seria ora. Credo si possa parlare del tipo, quando eri madre natura. Sì, a Ciao Darwin. Ok. Vorrei sapere da come sei passata da Madre Natura di Ciao Darwin a RTL 102.5. Detta così fa ridere. No, però in realtà è interessante, perché effettivamente è un percorso che molte... No! Sto scherzando, Ho detto se devo scegliere. Sì, proprio se è quello che ti abbiamo chiesto di fare. Nonostante l'outfit è disgustoso, sì. Sì. Quindi vuol dire che per te non conta l'outfit in un ragazzo? No, ho detto che guardo anche altre cose. Ma quanto l'ha fatto bene, è bellissimo i campi. Sì, l'altro è il motivo per cui hanno messo le giurie, poi all'inizio non c'erano. Ti faccio... è capitato, no? Ti faccio una domanda, perché io ho visto un video su YouTube e voglio sapere quale sarebbe stata la tua reazione. Sicuramente l'hai visto anche tu quel video. È presente di quando c'è quella gara tra due freestyler, che a un certo punto uno insulta la mamma all'altro e l'altro gli molla un pugno. Non so se l'hai mai vista. Ah, adesso lo picchio. Sì, esatto, perché... E adesso lo picchio. Allora, adesso lo picchio. Sì, è un porco vino, non è che voglio dire. No, qua è esagerato. Veramente hai ragione, scusa. Odino, io veramente, quando ero piccolo era il mio preferito. Io penso che sul quel DS, sul DS mi chiamavo Odino. Quel guercio di merda? Ma dai, Odino è una chiavica di divinità, è un rincoglionito. Praticamente vedi il futuro, sa che verrà mangiato da quello stronzo di quel cane di merda e non fa niente per evitarlo. È il dio più rincoglionito della storia, Odino, scusami. Con adesso Jody. Con me. Siamo una squadra. Sì, 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 sì. Ma tra l'altro a me hanno scritto molti nei DM, come sono belli insieme. Ci scippano? Sì. Un voto. Jody, il problema è che io per Jody sono una zia. Una zia, perché più che altro no. Sono una zia per il tipo di rapporto. Sì, per il tipo di rapporto. 27. Ah, quindi sei pure più grande tu, Jody. Sì, di un anno. Sei riuscito a diventare suo nipote? Cioè, guarda che ce ne voleva. Sono scelta editoriale, ma giusto. Ci sta. Vabbè, comunque è stata quella puntata, appena si è saputo il nome, tutti quanti mi hanno cercata, e mi ricordo che quella sera il mio profilo Instagram da 15.000 follower è salito tipo a 160.000. In 20 minuti, tipo. Non è vero, non mi segui, ti ho appena messo il seguito, non mi segui. E poi ho tolto il follow. Ah, grazie. A parte che era col profilo vecchio Simone01B, cioè detto. Vabbè, è privato. Vabbè, niente, quindi il discorso è... No, 14 è troppo poco. David, mamma mia, stiamo parlando in generale. No, sa parlare dei 14 anni, io torno al mio. No, comunque no, assolutamente. Quindi, no, 16. Ok. Aspetta. Ciao. Ciao. Quanti anni hai? 18. Oh, davvero? Mannaggia. Cavolo, ma come ti chi... Ok, di cognome? Scrivete dalla quale. Qua forse sono un po' più... Sì, vabbè, dai, tutti quanti in foto abbiamo un po' l'attitude. Ok, un po'... bene, sono catfish, grazie. No, zero. Vai, Simo, che tu c'hai quelle divertenti. Vabbè, adesso non l'ho pensato, vabbè, la penso. Poi allora, facciamo il gioco, quello del giudicare, di Catteran. Ah, ok, va bene. Allora, secondo te è vero che gli uomini vogliono sempre scopare, le donne no? Oppure secondo te siamo uguali, ma semplicemente gli uomini... Sì, la esprimono in maniera più plateale, paese. No, ragazzi, siamo biologicamente fatti in una maniera diversa. Cioè, voi uomini percepite l'istinto sessuale come un mero bisogno fisico. E no, scusate la volgarità. No. No, non dico, aspetta, non voglio essere fraintesa. Non dico che manchi la componente sentimentale, assolutamente. Dico però che alla base lo step 1 è il bisogno fisico, ovvero quello di eiacolare. Bravissimo. Questo è un bisogno fisico di tutti voi uomini, e dopo un po', cioè, voglio dire, c'è questo bisogno, no? Che precede a volte la roba sentimentale. Questa roba, questo bisogno in noi donne non esiste. A noi donne scatta l'eccitazione quando ci scatta una roba mentale. Cioè, per noi donne è veramente puramente mentale. Psicologia. Un minimo di roba mentale. Dio cane inculato male!
Fanculo a tua sorella, porca Madonna! Gesù Cristo impanato in una frittata, servito come secondo piatto a degli hooligan sudati che si inculano allo stadio un cane. Cioè, zitto. Chi? Tua madre, chi? È 715. Vabbè, 715. Ma che cazzo di domanda è? È un dato comunque grande, quindi no. È parecchio, voglio dire. Ho capito. Un po' troppo grande per me. Cos'è che ti ricordi del periodo? Cos'è che è successo secondo te nel 1988? Dimmi delle date. Che data ti ricorda? No, ma le persone che ascoltano sono interessate a cosa è successo nel 1700? O nel 1900? Cos'è il 1700?